diamo il via alla cerimonia protocollare del 66esimo giro ciclistico della città metropolitana di Reggio Calabria, organizzato da Extra Giro. Allora, signori, ci siamo, il terzo classificato è Mirko Maestri, team Eolo Cometa. Il terzo classificato viene premiato dal consigliere metropolitano delegato allo sport Giovanni Latella e dal sindaco di Riace Antonio Trifoli. Del team Coratec viene premiato dal sindaco facente funzione del comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti e dal presidente della Federazione Ciclistica Italiana Corbiano Tagnoni. L'applauso di Reggio Calabria per il secondo classificato, l'argentino German Nicolas Divani Perez. Il vincitore della 66esima edizione del giro ciclistico della città metropolitana di Reggio Calabria arriva dalla Colombia, vesti i colori di Cibu Shimano Sidermec, Jonathan Restrepo Valencia. Il vincitore viene premiato dal sindaco facente funzioni della città metropolitana Carmelo Versace e dal presidente web nonché vicepresidente dell'Unione Civistica Internazionale Enrico Della Casa. Ovviamente tutti i 300 classificati arrivano anche i fiori ai ragazzi da parte dei nostri miss Vanessa e Noemi. Ricordiamo che il vincitore, il secondo e il terzo ricevono il trofeo della città metropolitana di Reggio Calabria. Un applauso signori, siamo in tanti, applaudiamo questo splendido podio internazionale. La vittoria che va in Colombia, la seconda piazza che va in Argentina e il terzo il corridore italiano Mirko Maestri. Chiedo gentilmente di lasciare solo i tre corridori, quindi facciamo solo una foto simbolica del podio senza gli ospiti e naturalmente un grande applauso a questi tre splendidi protagonisti, Jonathan Restrepo, Germán Nicolás, Iván Pérez e Mirko Maestri. L'applauso è quello di Reggio Calabria. Del leader del Gran Premio della Montagna, dunque prepariamo il premio per il leader del CPN, ce l'abbiamo, naturalmente invitiamo German Nicolas Tivani a rimanere sul primo gradino del podio, dunque Tivani va a prendersi il Gran Premio della Montagna che verrà premiato dal consigliere regionale della Regione Calabria, Giuseppe Mattiani. Grazie. E invito il consigliere regionale della Regione Calabria, Giuseppe Mattiani, a premiare il leader del CPN, Nicolas Tivani.
l'applauso anche per il consigliere regionale della Calabria, Giuseppe Mattiani, grazie. Il prossimo passo vedrà la premiazione del miglior giovane dell'ordine d'arrivo, il primo classificato di questa speciale classifica di pericoloni della nazionale italiana di ciclismo. Lui è Dario Igor Pelletta, signori, classe 2004. Premia il subcommissario della Lega del Ciclismo Professionistico Mauro Sferrazza. Ecco la Dario Pelletta per il vostro applauso. Complimenti a Dario Igor Pelletta e l'applauso di Reggio Calabria per il giovanissimo talento della nostra nazionale azzurra. Prossimo premio sarà il premio traguardo speciale Città di Pani, il primo classificato traguardo volante, e se ne è aggiudicato Andrea Pietrobon della Eolo Cometa. Quindi invito Andrea Pietrobon a guadagnare il palco. Andrea Pietrobon. Andrea Pietrobon verrà premiato dal sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio e dall'assessore allo sport Giuseppe Magazzulli. Sta arrivando anche Andrea Pietrobon della Eolo Cometa, che è transitato in prima posizione al traguardo volante nella città di Palmi. Signori, prepariamo uno degli ultimi applausi. Eccolo qua, Andrea Pietrobon, Eolo Cometa, ha vinto il traguardo volante di Palmi, viene premiato dal sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio e dall'assessore allo sport Giuseppe Magazzù. Grazie anche Andrea Pietrobon. Intanto Marco Selleri se mi può raggiungere, grazie, direttore generale. Ma rimanete con noi, ci sarà un'ultima consegna, quindi attendiamolo qui da parte del direttore generale, poi ci sarà una foto finale con tutte le autorità che ci omaggiano della loro presenza, una foto finale a margine di questa ultima premiazione. Intanto grazie a nome per conto degli organizzatori, a tutti voi, tantissimi sportivi con il calore della Calabria. È andato in scena il 66esimo giro ciclistico della città metropolitana di Reggio Calabria, un successo annunciato e un successo è stato. Dania. Accompagnato dall'assessore allo sport della città metropolitana Giovanni Latella, per il vostro applauso Jonathan Restrepo Valencia.